bisogna studiare i dati che ci sono stati dati, che sono messi a disposizione. L'unità di crisi è aperta in questo momento, stiamo controllando i dati. È chiaro che la presenza delle varianti sui nostri territori è assolutamente innegabile, sia con i dati che ci sono arrivati nei giorni scorsi dai campioni che abbiamo mandato fuori regione, sia dalle verifiche che si stanno facendo nei laboratori di Mater Domini. Quindi quello che penso è che a prescindere e fuori da ogni polemica strumentale, i luoghi di maggiore o comunque di forte crescita e sviluppo delle varianti sono i luoghi dove vivono i più giovani, e quindi i luoghi di assembramento dove vivono i più giovani. Dobbiamo contrastare da subito, perché noi non possiamo arrivare al punto di essere prima invasi e poi dover decidere quando diventeremo zona rossa. Ci sono delle cose che io peraltro ho manifestato in questi due giorni e mezzo romani a tutti i ministri e sottosegretari che ho incontrato, tutti i rappresentanti di governo. La Calabria ha una sanità ferita e questo è innegabile. Non possiamo pretendere che una sanità già ferita debba poi trovare la soluzione di un'invasione di contagi, perché fino ad oggi abbiamo arginato, ma non possiamo chiedere ai nostri sanitari una lotta contro il drago. Se noi riusciamo a contrastare l'arrivo del drago, non capisco per quale motivo non dovremmo farlo. I dati che più mi preoccupano purtroppo è questa presenza delle varianti, perché noi fino a quando queste varianti non ci sono state abbiamo tentato in tutti i modi di colloquiare con tutti quanti, e soprattutto abbiamo visto che la nostra sanità, ripeto, è riuscita a rispondere agli assalti. Adesso veramente la situazione comincia a diventare comunque preoccupante. Noi peraltro stiamo parlando in questi giorni, dal 1° marzo è stata rimodulata l'unità di crisi, stiamo parlando anche di vaccinazioni, perché bisogna rafforzare assolutamente l'azione delle vaccinazioni sui territori, questo lo sappiamo, ed è una... io voglio usare, scusatemi, un eufemismo, passatemelo, insomma, la timidezza iniziale deve essere assolutamente superata. Ho parlato proprio oggi, mi sono confrontato con il generale Figliuolo e con l'ingegnere Curcio in conferenza Stato-Regioni, avevo già incontrato proprio ieri il ministro Gelmini, avevo parlato di questo con il ministro Gelmini già a Roma, chiaramente chiederò un aiuto proprio per poter aumentare al più presto le dosi di vaccino che dobbiamo fare in tutto il territorio. È vero anche che a mezzogiorno sono stati convocati proprio qui in presidenza tutti i direttori generali e i commissari di ASP e aziende ospedaliere, proprio perché voglio capire cosa è successo azienda per azienda, qual è stato il problema che ha rallentato questo ciclo di vaccinazioni, che in realtà non avrebbe dovuto mai patire questi ritardi. Presidente, il nuovo DPCM dice che nelle regioni gialle o arancioni che non superano la soglia di 250 contagi ogni 10.000 abitanti è sconsigliato, comunque non è necessario chiudere le scuole. Il DPCM lascia anche ai presidenti di regione la facoltà di stabilire territorio per territorio quale potrebbe essere la migliore forma di contrasto, e siccome noi non abbiamo una sanità noi non partiamo con una sanità sana, tra virgolette, partiamo con una sanità azzoppata, e il presidente della regione si assume la responsabilità di quello che fa, e soprattutto al di là di ogni polemica strumentale, perché quando poi ci dovessimo trovare fra 15 giorni o fra 20 giorni a dover piangere morti o a dover comunque occuparci di contagi che si moltiplicano sui territori, non ci sarà poi nessun altro che dovrà rispondere di questa cosa, tranne che chi
chi rappresenta la sanità al massimo vertice. Ma lei pensa che si ritornerà arancioni? Io spero che non, io spero che intanto, guardate, io ritengo che i territori debbano intelligentemente cominciare a gestire queste colorazioni che arrivano dal governo centrale. Se tutti quanti imparassimo a rispettare le regole, probabilmente il colore potrebbe anche essere bianco per tutta quanta l'Italia. Il problema è che molto spesso, anzi quasi sempre, le regole non vengono rispettate da chi le dovrebbe rispettare. Io quello che non riesco a capire è per quale motivo ci scandalizziamo tanto per 15 giorni eventuali di chiusura delle scuole e non ci scandalizziamo dal fatto che ci sono imprese, aziende, negozi che sono chiusi da quasi un anno e sono i genitori di questi ragazzini che stanno patendo la fame. Allora ci scandalizziamo tanto per 15 giorni di fermo eventuale delle scuole, preventivo oltre che risolutivo, ma non ci scandalizziamo del fatto che le sale cinesche siano chiuse in tutta Italia e in Calabria soprattutto da quasi un anno. Nessuno va a vedere per quale motivo tutti i rappresentanti del commercio, dello sport, della cultura, della distribuzione alimentare, dei ristoratori stanno patendo la fame. Nessuno se ne occupa di tutto questo perché tutti si concentrano sulla polemica della scuola. Lo dovete finire tutti quanti, la devono finire tutti quanti di pensare che sia una guerra tra destra e sinistra, dove la destra vuole chiudere e la sinistra vuole aprire, dove la cultura pensano che sia ancora in mano alla sinistra o alla destra. La cultura, l'istruzione non è in mano a nessuno. Noi stiamo parlando di aule, non di scuola. La scuola resta attiva e la didattica rimane attiva con gli insegnanti che si collegano con tutti gli strumenti, con i loro scolari, con i loro studenti. Perché se è vero come è vero che la scuola ha avuto giustamente in questi anni tutti gli ha chiesto gli strumenti moderni per poter lavorare, dalle lavagne interattive ai banchi interattivi, all'utilizzo degli iPad, dei tablet, non capisco qual è il motivo oggi di voler difendere la posizione medievale del giovane seduto al banco. Il giovane può essere assolutamente in collegamento con il maestro, con gli strumenti moderni, siamo nel 2021, la polemica è solo strumentale, punto. Ma quindi le scuole resteranno chiuse? Le scuole saranno aperte o chiuse a seconda dei dati che avremo a disposizione e soprattutto dalla possibilità di pericolo per la popolazione che le varianti possano aumentare e che i contagi possano aumentare. Quindi se ne facciano una ragione i polemici da una parte o dall'altra, le decisioni saranno prese su dati precisi e soprattutto sulle informazioni che arrivano sulla eventuale pericolo per la popolazione. Punto. Ha detto che eventualmente se si dovesse ricorrere al TAR personalmente cercherà di contrastare un sì, eventuale nel senso misura. È chiaro che il TAR sarà libero di prendere le sue decisioni come al solito, ma io difenderò fino in fondo la necessità e l'urgenza di salvaguardare l'intera popolazione calabrese, e se c'è un luogo che è più debole rispetto agli altri, quel luogo deve essere assolutamente arginato e non può essere lasciato aperto perché al contagio e al virus. Per quanto riguarda le elezioni, ci permette di dire solo per un attimo questo rinvio? Il governo ha rinviato le elezioni con una possibilità che può andare dal 15 di settembre al 15 di ottobre. Ne prendo atto, come ne prendono atto tutti quei sindaci, tutti quegli amministratori che sono interessati alla decisione che ha preso il governo. Quindi non ha una valutazione se ritiene che sia stato giusto rinviare o per me. Stiamo parlando di una decisione del governo, io non credo che ci sia un governo che prenda una decisione ingiusta. Grazie. Ma quindi,